Salute ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono amico MCD che vi parlo, oggi siamo arrivati nel prossimo video. Allora, oggi siamo con il post partita della partita MLS All-Star contro la Juve. È finita 1-1, ma il rigore è finita 4-2 per la Juve, che è la seconda squadra italiana a conquistarsi lo Star Game. Allora, prima della partita, la Juve che passa in vantaggio con Favilli, come sempre, Favilli. Un ottimo cross di Matheus Pereira, poi ottimo colpo di testa dell'ex Ascoli e palla che entra in rete. Poi, dopo 6 minuti, arriva il pareggio dell'MLS All Stars dopo una mischia incredibile. È arrivato Martinez, ex Torino. Colpo di testa, palla che colpisce la traversa, poi palla che carambola su Alexandro, che purtroppo è stato sfortunato, dunque 1-1 il risultato. Poi l'MLS All-Star ha cercato anche di vincerla questa partita. Invece la Juve è stata salvata da Benatia, che ha impedito il 2-1 all'MLS, mentre poi la Juve si è affacciata con un tiro di Fernandes, se non mi sbaglio, che ha colpito, cioè no, che è andata sopra la rete. E poi si andare, poi si va ai calci di rigore, dove ovviamente vince la Juve dopo che uno dell'MLS All Star ha colpito un palo. Mentre il rigore decisivo l'ha segnato De Sciglio, un giocatore a caso proprio De Sciglio. Vabbè, comunque ha trasformato molto bene il calcio di rigore. Dunque, vinciamo questo All-Star Game. Adesso noi ci dobbiamo concentrare per la partita contro il Real Madrid, che giochiamo tra 2 giorni, mi pare, il 5 d'agosto a mezzanotte. Giochiamo contro i Blancos, che prima mi pare che forse hanno perso, sì, hanno perso contro il Manchester United 2-1. E se vinciamo quella partita andiamo in solo, andiamo in prima posizione ad 8 punti in solitaria, aspettando poi che facciano le altre. Vabbè, che dire, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come andate? Iscrivetevi al canale. Questo è il post partita più corto di tutti i miei post partita, perché non so che dire, questo ormai, vabbè. Comunque, beh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come andate? Iscrivetevi al canale, soprattutto a tutti i video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.